non è un gioco di parole. Marciano davvero, instancabilmente, le ferrovie dello Stato. Si serrano gli ultimi morsetti. Si ribattezza la seconda nascita delle linee elettrificate che la guerra sradicò. E già si pensa a tradurre nella realtà modellini e progetti di altri impianti. Colpi d'accetta, canzoni di Boscaioli fanno da preludio alle nuove opere. A dorso di mulo se ne vanno su quei monti tralicci di ferro e attrezzi. A passo di montagna si conquistano le corse di domani. E questo ascendere è anche simbolico del ritmo ascensionale con cui si sviluppano le nostre comunicazioni ferroviarie. Ecco i cavi per tesare i fili. Si sta lanciando tra giogaie e selve una nuova linea primaria. Gli argani lavorano a tendere gli aerei conduttori della corrente che alimenterà un più vasto estendersi della elettrificazione. Acrobati del lavoro sfidano la doppia vertigine del pilone izzato sul monte. Sistemati gli isolatori si concedono una volata sul vuoto. Così ad archi e festoni vengono congiunte le campate. Ormai scavalca le valli il cavo d'acciaio avvolto in una guaina di alluminio. E noi scavalcheremo i chilometri in una gioia di viaggiare moltiplicata per il benessere lieto offertoci da queste nuove automotrici, provviste perfino di bar e radio. Vigileremo dal belvedere di cristallo per il scoppio del paesaggio le meraviglie dei luoghi attraversati.